Ciao Fosforo! Oi, chi è che ti ha invitato a casa mia? Poi arrivi con lì senza telefonare? Vabbè, scusa, non sapevo che tu avessi il telefono. E infatti non ce l'ho il telefono. Ma tu non avresti telefonato lo stesso perché sei un maleducato, sei. Mi spiace, scusami. Poi quello lì è il mio cappotto. Sì, mica tutto male. Casca bene. Me lo daresti un bicchiere d'acqua? Oi, Pirillo, ma sei venuto fino qui per bere un bicchiere d'acqua? Dai, dai, sali. Sali, faccia. Che bel posto. Che bella barca, che cos'è? Un baglietto. Dai, dai, vieni. Fermati lì che hai i piedi sporchi, te, eh? È una casa veramente bella. Sei venuto a prendermi per il culo, te la birra. Grazie. Dai, avanti, sputa. Cos'è che fai, testa di condominio? L'hai detto te, sputa. Ma sputa non per sputare la birra, sputa per dire parla, cosa vuoi, cosa sei venuto a fare qua? Ho bisogno di soldi. Tanti, purtroppo, 250.000 lire. Ti è andata male? Se arrivavi ieri, ne avevo un sacco alto così, non sapevo cosa farne e l'ho buttato via. Dai, non scherzare, dammi una mano, fammi lavorare con te. Sì, lavorare? È da quando sono nato che non lavoro? Comunque adesso sono in cassa integrazione. Poi non mi va neanche di lavorare perché posso affittare la villa. Vieni, vieni, la faccio vedere. L'ho finita proprio adesso. Vieni, vieni, entra pure. Ho fatto un'inserzione sul giornale. Ti piace? Eh sì, è bello. L'ho arredata così perché va di moda il Made in Italy. Così con i soldi che beccherò dall'affitto lo faccio signore. E io? Io te una sistemazione ce l'avrei. Potresti andare a prenderlo in culo. Mi hai fatto venire un'idea. Ti faccio sapere. L'idea c'è. Questo qui o è matto o lo fa.